Siamo con Davide Ceccaroni, presidente nazionale WISP della Lega Ciclismo. Presidente, un'annata, una stagione molto viva, frizzante, ricca di eventi qui nel Comitato Abruzzo e Molise che ci ospita. Un bilancio più che positivo perché ci sono stati diversi campionati italiani nel duathlon, nella cronometro e nel ciclocross. Quindi l'Abruzzo e il Molise sono stati un grande affare. L'Abruzzo e il Molise come sempre si sono dati un grande affare organizzando manifestazioni, ma non solo organizzandole, anche facendo partecipare le proprie società sportive a quelli che sono gli eventi più importanti, il fiore e l'occhiello della nostra attività, i campionati italiani in genere. E quindi qui c'è una fiorente attività delle belle, brave società sportive. Torniamo in ambito nazionale, la WISP Ciclismo per il 2016, obiettivi, propositi e per una prossima stagione che ha le porte, quindi cosa vi aspetterà? Beh, in questi periodi stiamo ultimando i calendari per la prossima stagione sportiva, quella del 2016, che sarà come sempre per noi una importantissima stagione sportiva. Nel 2016 andremo a toccare territori nei quali la WISP, vuol dire, è storicamente un po' debole, non ce lo dobbiamo nascondere, quindi andremo a portare nostri eventi nazionali anche in Piemonte, in Lombardia, in quelle regioni dove la WISP non è sempre stata molto presente. E quindi, visto che siamo in Abruzzo e Molise, inviteremo le società sportive a seguirci anche un po' più lontano da casa. Un'annata importante, 48.000 tesserati per il ciclismo della WISP, quindi numeri importanti. WISP, sport per tutti, ciclismo per tutti, non solo per gli atleti, le famiglie e gli accompagnatori, e dà una forza così molto aggregante e si lega molto con la promozione del territorio, grazie appunto alle gare ciclistiche. Sì, beh, due aspetti fondamentali, la valorizzazione del territorio e anche la valorizzazione della bicicletta. Noi, vuol dire, probabilmente fra qualche tempo cambieremo il nostro acronimo, nel senso che invece di chiamarci Lega Ciclismo vorremmo chiamarci la Lega per la Bicicletta, della serie che il ciclismo a volte è visto come l'aspetto competitivo e non come quello socializzante. Noi invece vogliamo far prevalere anche questo aspetto qui, tant'è che abbiamo promosso in varie parti d'Italia corsi di formazione per licenziare accompagnatori e maestri di mountain bike e di scuole per la bicicletta riferite ai bambini. L'altro aspetto, che è quello turistico sportivo, quando organizziamo degli eventi cerchiamo di farli coinvolgendo le associazioni turistiche, il movimento alberghiero dei territori che andiamo a toccare, come è successo in Molise quest'anno con un campionato italiano. Gianfranco Galluccio, presidente della WISP provinciale di Lecce, per stare insieme all'Abruzzo e al Molise del mondo WISP, in un'annata che lo ha visto protagonista con i campionati italiani su strada ad Avetrana, ma soprattutto a fare promozione di un evento che si spingerà fuori i confini italiani, in Albania, una gran fondo di 3 giorni, dal 2 al 4 giugno, ce lo può spiegare, presidente? Sì, prima di tutto diciamo noi con moltissimo piacere, oggi siamo qui in Abruzzo a fare gli onori di casa ad Umberto Capozzucco, diciamo, che ha dato una mano al nostro comitato leccese e pugliese perché cresca il mondo del ciclismo. In effetti adesso siamo diventati una realtà importante nella nostra regione, ma soprattutto poi siamo venuti per presentare un progetto di livello internazionale, visto che c'era anche il presidente nazionale della Lega, diciamo, di portare in giro il territorio, diciamo, e quindi facciamo questa grossa manifestazione in Albania.
Romania, che vuole unire lo sport, il turismo, l'alimentazione, la cultura, eccetera, eccetera. E quindi diciamo, siamo, come prima tappa abbiamo scelto appunto l'Abruzzo, visto che oggi ne abbiamo approfittato che ci sono le premiazioni a livello regionale. Crediamo che la cosa porterà, diciamo, dei risultati estremamente positivi. Abbiamo visto anche che c'è buon consenso, si è visto che il territorio offre, diciamo, la possibilità non solamente dell'aspetto sportivo, ma diciamo di un bellissimo posto dove potranno venire anche le famiglie, diciamo, e quindi visitare musei, visitare, diciamo, un parco bellissimo, un isolotto molto importante, eccetera, eccetera, perché poi questo è lo spirito della WISP, diciamo, non è solamente l'attività, diciamo, agonistica per arrivare al risultato, diciamo, ma è soprattutto queste altre cose, e quindi siamo ben contenti di stare qui nell'Abruzzo, che il ciclismo è una realtà. Ecco, questo sport per tutti, direi anche ciclismo per tutti, perché ci sono non solo gli atleti, anche le famiglie, e quindi che obiettivo si pone anche la Gran Fondo, la chiamo di Albania, dei primi di giugno, perché non c'è solo il lato agonistico, ma anche condivisione di una passione prima di tutto, e anche essere amici, fratelli, per una passione comune che è il ciclismo. Guarda, diciamo, hai compreso bene, facciamo questa cosa anche fuori dall'Italia, per più giornate, perché vogliamo convincere anche i nostri ciclisti, che per tanto tempo, diciamo, quasi tutte le domeniche sono impegnati sulle gare, a portare le proprie famiglie con sé. Organizzeremo anche delle attività, diciamo, più che possono essere fatte da tutti, diciamo, però per stare insieme, perché diciamo il concetto fondamentale della WISP è quello di socializzare, di stare in bene insieme, di condividere e di conoscere posti diversi. Liliano Turrini, direttore di corsa nazionale per conto della WISP nazionale, un'annata, quella dell'Abruzzo e Molise, che ti ha visto anche protagonista da direttore di corsa, da dietro le quinte, per te che è nata stata a fianco di un comitato molto attivo, quello presieduto da Roberta Bucciarelli con la sinergia di Umberto Capozucco. Sì, è un comitato che sta lavorando bene. Quando è possibile dargli una mano, gliela do molto volentieri, perché è un comitato che sta crescendo, ha trovato dei ragazzi e delle ragazze brave che si impegnano, e fa bene al movimento avere di questi comitati che lavorano, si impegnano seriamente per far divertire i ciclisti, il vero ciclismo. Il vero ciclismo, che però significa anche in seno alla carica che ricopri, la sicurezza per le strade, e insomma per garantire un massimo livello di godibilità durante le gare ciclistiche. Sì, noi controlliamo i percorsi, controlliamo di avere la sicurezza massima durante la manifestazione, perché che i ciclisti il lunedì possono ritornare alle loro famiglie a lavorare tranquillamente, che non sia successo niente di grave. Roberta Bucciarelli, presidente regionale della Lega Ciclismo WISP Abruzzo e Molise, una regione che ha visto, che ha archiviato ben 3 edizioni di campionati italiani su strada, duathlon e ciclocross, quindi segno di una fiorente attività su tutti i fronti. Sì, infatti è vero, e non solo, tanto è inutile ridire le cose che abbiamo già detto precedentemente, ma il fatto che esistano queste vittorie, esiste anche una realtà ben precisa, e quella che è l'avvicinamento delle famiglie nello sport. Quindi io mi auspico sempre che lo sport sia un avvicinamento ad una vita sana e pulita, è una famiglia, a una grande famiglia. Siamo con Monica Mancini del team Natura Abruzzo Passione Ciclismo, protagonista di un'annata che l'ha vista impegnata su tutti i fronti. Basta solo dire che corre su strada, nel fuoristrada, duathlon, corsa a piedi, nel tuo palmarès è sempre ricco di soddisfazioni, di maglie per un'atleta completa, e che dà esempio a tutti gli sport per chi vuole mantenersi in forma. Beh, sì. Il motto principale è quello del divertimento, quindi finché ce la faccio a stare al passo cerco di divertirmi, anche perché fare solo ciclismo su strada poi mi annoierebbe, allora mi cimento un po' nel fuoristrada e un po' nella corsa a piedi. Adesso quest'anno hanno organizzato svariati duathlon, e allora sinceramente è stato divertente.
Siamo con Eva De Nobile del team Vini San Giacomo, un team attivo su tutti i fronti che quando c'è la parola ciclismo riesce sempre a galvanizzarsi su tutti i fronti con tante soddisfazioni a livello regionale con Guglielmo e anche con Danilo Casalanguida. Sì, è partita questa squadra 3 anni fa, diciamo per scherzo, e piano piano, sempre un passo alla volta, andiamo sempre più avanti. Quest'anno stiamo cercando di organizzare un circuito nelle zone nostre, nel Chietino, con la speranza di crescere sempre di più. È difficile perché ovviamente il ciclismo è uno sport molto duro, speriamo di riuscire a fare buone cose. Come vedete la Wisp di ciclismo non è fatta solo di atleti e di atlete, c'è anche un bel dietro le quinte molto attivo, pimpante, che dà valore aggiunto anche con le belle presenze. Abbiamo alla mia destra Serena Pasqualone, alla mia sinistra Martina Colalongo, con Martina che abbiamo celebrato nelle premiazioni il titolo di campionessa regionale Wisp a cronometro. Come è stato conciliare l'attività da giudice con quella d'atleta, nel poco tempo che hai nel fare l'atleta? È sempre bellissimo e entusiasmante fare sia la parte del giudice che la parte dell'atleta. Mi piacerebbe curare un po' di più la parte dell'atleta, però per il momento ho tempo limitato, quindi curo la parte del giudice e poi in seguito cercherò di curare quella dell'atleta. È una laurea universitaria all'orizzonte. Certo, che speriamo arrivi il più presto possibile. Serena Pasqualone invece proviene da una famiglia di ciclisti, perché c'è mamma Gina che corre, il papà Giuliano che corre, quindi, e anche la sorella, e quindi ciclismo a più di 360 gradi. Anche se sfortunatamente da una parte io non sono una ciclista, però comunque avendo dei genitori ciclisti e anche mia sorella, grazie a loro mi è venuta, diciamo, la passione del ciclismo. Colgo l'occasione per con voi che si rappresentate le belle presenze della Wisp Lega Ciclismo Abruzzo e Molise, che sono aperti i corsi da giudici per la stagione Ventura. Possiamo dare alcune indicazioni al pubblico che ci segue, anche a quello giovane che si può fare anche le ossa con la Wisp? Sì, noi siamo ben lieti di accogliere tutti quelli che vogliono avviarsi al corso da giudice, e per tutti i contatti possono tranquillamente rivolgersi sia alla Wisp Lega Ciclismo di Pescara, il numero è 085 45 10 342, oppure anche contattarci tramite email a pescara@wisp.it. Serena, qualche considerazione finale sui corsi? Sì, consiglio a tutti di farlo perché è veramente un'esperienza bellissima. Io ormai sono 3 anni che faccio il giudice e sono contentissima perché noi giudici siamo uniti, una bella squadra, e quindi vogliamo i giovani. E viva i giovani, viva Martina e viva Serena, grazie. Grazie. Abbiamo la storia, l'eccellenza della fotografia nel ciclismo in terra d'Abruzzo, nel ciclismo e nello sport. Caro nonno Bruno Di Fabio, buon pomeriggio, benvenuto tra noi. Bruno, tanti scatti più belli e più significativi nel ciclismo. So che sei stato anche partecipe di un concorso con un'immagine che ritrae lo sfondo del Gran Sasso e la bella addormentata. Ce lo vuoi raccontare questo concorso alla quale ti sei reso protagonista? I protagonisti sono stati tutti quelli che mi hanno votato, anche se la fotografia era bella, però se non c'erano i voti non potevo vincere. Sono arrivato primo con i voti, poi c'è successo un piccolo variazione di programma della giuria, degli organizzatori che sono inventati con l'ultima regola del regolamento di cambiare a qualsiasi momento il regolamento, e hanno istituito un altro premio speciale a altre tre fotografie. E quindi la Wisp ti ha portato, la grande famiglia della Wisp ti ha portato bene nonostante questo cavillo? Sì, sono stato molto contento che mi hanno votato parecchie persone, parecchi amici, ciclisti e non ciclisti, che mi hanno portato alla vittoria. Siamo con Amedeo Di Meo, atleta della Pro Life Doping Team e per la Wisp regionale Abruzzo e Molise, responsabile del settore turno, che è stata una sorpresa tra le eccellenze del ciclismo regionale, di tutto lo sport delle due ruote regionale. Buonasera a tutti, oggi qui una bellissima manifestazione come quelle che organizziamo sempre nella Wisp Lega Abruzzo Molise Ciclismo.
Sì, per quello che riguarda il duathlon posso dire da responsabile regionale che è stata veramente una bellissima manifestazione. Abbiamo avuto tantissime adesioni a questa prima Coppa Abruzzo e Molise Duathlon. Sono veramente molto soddisfatto dei numeri e dei risultati ottenuti. Una menzione particolare per il campionato italiano che abbiamo organizzato noi come società a Casalbordino, una gara molto partecipata con i migliori atleti nazionali che si sono sfidati su un percorso tecnico bello e diciamo che è piaciuto molto a tutti i partecipanti. Novità all'orizzonte per il 2016, le basi per ripartire ci sono per rilanciare il binomio corsa a piedi mountain bike? Sì, allora da dire che siamo stati gli artefici della Coppa Abruzzo e del duathlon, del campionato italiano, soprattutto duathlon WISP a livello nazionale, e quest'anno c'è la Lega della Toscana che pare voglia organizzare un campionato italiano duathlon, quindi confermare quello che è stato il movimento del binomio bici corsa a piedi anche a livello nazionale con questo campionato italiano che sarà sicuramente partecipato e che ci vedrà comunque protagonisti. C'è anche la voce del sottoscritto che ormai già conoscete, ormai avete imparato la mia timbrica nelle gare nelle vostre gare soprattutto. E ora andiamo a iniziare la lunga sfilata di atleti, società e quant'altro per festeggiare un anno di intensa attività sui pedali con, come vedete, tanti premi, divertimento e sorpresa a non finire. Allora iniziamo dalla categoria strada, cerimoniale per l'occasione sarà Davide Ceccaroni, presidente nazionale della WISP Lega Ciclismo. Sì, toccherà a lei fare il valletto, il velino. Categoria A1, Fabrizio Collacciani, SIAB, che non c'è. Apro una parentesi sul fatto che i premi saranno consegnati a coloro che sono realmente presenti qui in sala, quindi non esistono deleghe, quindi solo i presenti verranno a ritirare i premi. Il secondo invece c'è, è uno alto, si chiama Varen, Davide Giuliani. Ecco qua, Davide Giuliani, Natura Abruzzo. Terzo classificato A1, Carmine Melatti della Ciclo Pazzi. Ok, andiamo con la categoria 2, lui c'è, ancora Natura Abruzzo, Antonello Tirabassi. E parte l'applauso di Grande Hotel Montesilvano per Antonello Tirabassi, Natura Abruzzo. E chiamiamo alle mie spalle Ivan De Nobile, secondo classificato a 2 della Vini San Giacomo. Una bella stretta di mano a un grande atleta, colui che sta in un grande affare nella categoria 2. L'applauso di Grand Hotel Montesilvano. Terza posizione a 2, chiudiamo. Luca Di Panfilo non c'è. Signore, attenzione, andiamo con la categoria A3. Un altro De Nobile, sta un altro tavolo. No, sta qua, perché la Ciclopazzi sta là, ma tu stai qua. È vero Guglielmo, è uguale, va bene. Guglielmo De Nobile, categoria 3. L'applauso per Guglielmo De Nobile. Sempre per la A3, non ci sono per il momento Giovanni Cruniali della Cicli Buracchio e Tonino Innocenzi della Natura Abruzzo. Non c'è. Andiamo con la categoria A4 e mi sposto in quel tavolo, è il più alto del gruppo, di cognome fa D'Alessandro e di nome Ermanno. Allora, nel mentre che c'è la vestizione della maglia per Ermanno D'Alessandro, sottolineiamo la seconda posizione di Maurizio Piccioli del Tingo Fass, che non c'è, quindi possiamo intanto tributare l'applauso a Ermanno D'Alessandro e chiamare il terzo della A4, Marco Bonaldi, Natura Abruzzo. Andiamo con la categoria 5, ci sono tutti e tre. Antonio Di Virgilio, GS Moscufo, anche il pacco. E intanto si può comincia a scaldare i motori per la prossima chiamata, il secondo classificato A5, Mario Ferrone della Cicli Buracchio, e l'applauso per Antonio Di Virgilio. Allora, Mario Ferrone della Cicli Buracchio, eccolo, sta arrivando e prendendo spunto da Guglielmo De Nobile, tanti auguri a te, la torta a noi, tanti auguri.
Andiamo con il terzo classificato a 5, Nicolino Salvatorelli del GS Moscufo. L'applauso per Nicolino Salvatorelli, terzo della, della categoria 5. Chiudiamo la 5 e passiamo la A6. Lui c'è, Dino Carletti della Villa Canonico. E intanto si prepari Mario Di Renzo, il secondo classificato della Vini Fantini. L'applauso intanto per Dino Carletti della Villa Canonico. Dino, puoi tornare a posto, poi ti richiamiamo tra poco per la sfilata delle maglie. Secondo Mario Di Renzo. Un passo avanti. Un bravissimo, non un bravo, un bravo, bravissimo. Oh, e ora andiamo, entriamo nella sfera femminile finalmente. Nella sfera femminile, e qui ecco perché l'ho chiamata apposta, caro presidente, perché noi facciamo delle premiazioni un po' particolari, perché questa ragazza, io la chiamo ancora ragazza, macina chilometri su strada, macina chilometri in mountain bike, con il ciclocross, con il duathlon. Visto che ci sta il mare, gli chiediamo anche se può fare il nuoto. Monica Mancini. Monica Mancini della Natura Abruzzo, macina chilometri, chilometri e chilometri, qualsiasi tipo di bicicletta, qualsiasi tipologia di gara, lei ha fatto incetta di punteggi e di tanti piazzamenti. Andiamo con la seconda serie A1. E qui c'è una doppietta Natura Abruzzo, li chiamo tutti e due, primo e secondo, Sasha Crisante e Antonio Massanelli. Fisichino non male, però insomma, vede, anche i complimenti di un presidente nazionale, caro Sasha. L'applauso di Grand Hotel Montesilvano per Sasha Crisante, Natura Abruzzo, secondo della categoria A1, Antonio Massanelli, team Natura Abruzzo. Il factotum c'è, eccolo, anche lui si divide tra pedalate, fotografie, sta per diventare papà a breve, quindi battezziamo la grande, fior fior di corridori che ci regalano la WISP, Alessandro Masciulli, team Natura Abruzzo. Alessandro Masciulli, team Natura Abruzzo, stretta di mano con Davide Ceccaroni, con l'applauso di Grand Hotel Montesilvano. Primo classificato per la categoria 3, Morgan Ciprietti, Team Go Fast. Ecco qua, stretta di mano, foto tributo, applausi da parte dei presenti qui al Grand Hotel Montesilvano. Team Natura Abruzzo, secondo a 3, Angelo Cerone. Parte l'applauso per Angelo Cerone. Allora, raddoppiamo la dose delle scatole, perché ancora Natura Abruzzo, Alessandro Rinaldi. È emozionato. Io dico, allora, categoria 4, io dico soltanto il soprannome, si deve alzare in piedi. Cobra, Cobra, eccolo, senza la barba, Cobra, Vincenzo Moretti, Natura Abruzzo. Secondo di categoria 4, Vincenzo Di Giamberardino, GS Moscufo. E salutiamo gli amici del GS Moscufo che saranno pronti domenica prossima. L'applauso per Vincenzo Di Giamberardino del GS Moscufo, categoria A1. Momentaneamente l'eterno secondo dell'Orso nel ciclocross, però primo e vabbè, primo e non ultimo Fabio Marino, non solo ciclismo. Marcella Rabottini, sì, va stesa in bike, categoria A2, consegna del premio da Roberta Bucciarelli a Marcello Rabottini. L'applauso di Grand Hotel Montesilvano, ecco, si moltiplicano i fotografi. Secondo a 2, Cesare Villamagna, va stesa in bike. E poi Rufus Dottor, si alzi in piedi, alias Davide Fiorindi, Pro Life No Doping Team.
per la Bike Pro, presente Valentino Del Coco, seconda 4. L'applauso intanto per Valentino Del Coco. Andiamo nella categoria, sempre nella categoria 4, il compare di Rufus Dottor, Guido Fattore. Ecco qua l'applauso per il campione d'Italia. Vedi? Guido Trattore. Ecco qua, sventola il tricolore perché ha regalato uno storico titolo italiano di duathlon. Torniamo a premiare la top team, Coppa Abruzzo, sono andato già diretto al duathlon. La Vastese in bike per il premio top team. Ecco, ritira il signore della ventricina, che buona la ventricina, Luigi Di Lello, l'applauso per il maestro. Ecco qua. Allora, andiamo con il duathlon. E perché ho detto l'altro compare? Che è quello che va più piano, però è stato un grande artefice del settore duathlon, almeno per quanto riguarda le pro, la stagione 2015. Amedeo Di Meo, va bene che ho detto l'altro compare che va più piano? Ok. Categoria 3, Rufus Dottor, l'altro compare, quello che va più veloce. Un applauso per Davide Fiorindi, l'altro compare. Dico bene compare, non volevo sbagliare. Guido Fattore, l'età avanza, però è sempre un trattore. Guido Fattore, Pro Life Noto Pin Team, l'applauso di Grano del Monte Silvano. Categoria donne, non presente Romina Ramo del Bike 99, ritorna, si rimette una seconda maglia sopra, dopo quella strada, Monica Mancini. Un bacio, Andiamo con Coppa Abruzzo WISP 2015 Ciclocross, dove qui il 18 di gennaio di quest'anno si è celebrata un'edizione di successo dei campionati italiani assoluti. Chiamiamo l'amico Liliano Turrini. Qua carta canta, caro Fabio, la classifica dice primo 1 Fabio Marino, all'epoca Tesla Bike Racing. Allora, premi, dai, facciamo Umberto, da Umberto Capozzucco, nostro valletto, nostro velino. L'applauso per Fabio Marino. Andiamo con la categoria 2 e qua voglio vedere quale sarà la reazione nella foto finale, perché qua c'è colui che ha fatto oggi 5 su 5, però il titolo italiano non lo so, è andata così. Alessandro Dell'Orso. L'applauso per Alessandro Dell'Orso. Categoria A3. Qui da responsabile duathlon ha fatto il cannibale nell'edizione precedente del ciclocross, Amedeo Di Meo, categoria 3. L'applauso per Liliano Turrini con Amedeo Di Meo della Pro Life No Doping Team. E andiamo a questo tavolo dove c'è la radunata Lavini San Giacomo per Danilo Casalanguida, secondo di categoria 3. Per forza. Terza posizione, il compare Di Meo Fattore, Florindi Davide. L'applauso con Liliano Turrini qui presente. Terza posizione a 3, Davide Florindi. Mario Matriciani c'è però, della A6 del GS Spoltore. E torna Mario Di Renzo. Mario Di Renzo, secondo a 6. E ora finiamo con la Coppa Abruzzo WISP Ciclocross 2015. Dopo la strada, dopo il duathlon, il ciclocross della serie aprirà una boutique di maglie di campionessa regionale, la nostra Monica Mancini al centro di Pescara. Questa è la notizia, Monica. Quindi dopo la strada, il duathlon. Allora, campioni regionali ciclocross WISP 2014-2015. Le nostre Martina e Serena si alterneranno nel consegnare le maglie. Di nuovo Fabio Marino, non solo ciclismo. Martina Colalongo consegna la targa a Fabio Marino, pluricampione regionale Abruzzo, ciclocross e cross country. Alessandro Dell'Orso del team Iachini Cycling. Applausi per il vincitore del titolo regionale della categoria 2,
Danilo Casalanguida, vedi? Agli onori delle cronache del Vini San Giacomo, plurivittorioso. Categoria, allora, a 4 pedante, a 5 testardi, presente, il pluripresente, Mario Di Renzo, il pluricollezionista di maglie del GS Spoltore. Bravo! E entriamo nella boutique di maglie di campionessa regionale Monica Mancini, al centro di Pescara, continua la sua sfilata, la nostra modella. La nostra modella preferita che ha aperto la boutique al centro di Pescara per le maglie. Un applauso, viva le donne della WISP, viva Martina, viva Serena, e viva Monica, viva tutte le donne della WISP qui presenti, anche quelle in attesa. Campioni regionali strada WISP. Le maglie sono state già date a Montepagano il 20 di settembre di quest'anno. Quindi sfilano di nuovo per la consegna del premio. Io vorrei invitare, se me lo consentite, l'ospite da più lontano, il presidente WISP di Lecce. Lo facciamo cerimoniere per un giorno. Prima serie a due, Antonello Tirabassi, Natura Abruzzo. Facciamo un applauso, forza Antonello. Vittorio Iezzoni, GS Moscufo, a tre. Guardate la TV, l'obiettivo fotografico. Pietro Lerario, Team Natura Abruzzo, a 6. Attenzione. Piano. No, stendete. Applausi per Pietro Lerario. Andiamo con la seconda serie. Antonio D'Angelo, a 2. Villa Canonico. Andiamo con la specialità. Campioni regionali cronometro mountain bike, che se non ricordo male si è disputata all'inizio dell'anno più o meno. Categoria A3, Davide Fiorindi, Pro Life No Doping Team. Foto tributo applausi per Davide Fiorindi Rufus Doctor. Categoria 4, l'altro compare cambia la velina, Guido Fattore, sempre tu ma cambi la velina adesso, oh qua, le cose, Mamo Mancini, ok, a due, foto tributo applausi per Guido Fattore. Andiamo con A2, Massimo Mancini, ASD Villa Alfonsina. Poi lascio per ultimo una persona, però di categoria dilettante. Aspetta. Ah, vabbè, adesso? Beh, allora adesso, perché qua si riscrive la storia del ciclismo WISP Abruzzo e Molise. Dopo che la vediamo tanto con il computer, la giacchetta, il fischietto, si è cimentata per la prima volta? La prima volta. Non si scorda mai. È andata male. Non è andata male. Non fa niente, va bene così. Martina Colalongo e premia la sua grande amica Serena Pasqualone. Un altro bacio ci vuole, rimortaliamo questo bacio. Ecco, sì, una foto familiare. Quando si dice che è tutta testa la bicicletta. Ecco. Aspetta. Ridi. Martina, praticamente, che possiamo dire? La fotografia della testa, cioè quando si fa con la testa la bicicletta e non con i muscoli, no? Ecco, è Martina. No, c'era anche la possibilità che la potevamo vedere anche al ciclocross, che era la seconda tappa. Ok. Non ha
okay. Fatto niente. No, ma esiste, chiedo a Davide Ceccaroni, esiste il campionato italiano giudici, la WISP? Davide Ceccaroni, esiste? Allora l'alleneremo per bene. La nostra Martina, allora Martina, fai la sfilata, guida tu la sfilata dei campioni regionali cronometro con Massimo Mancini, Davide Fiorindi, Guido Fattore, Andrea, ah ok, premiamo prima Andrea Giampietro, categoria dilettanti. Campione anche lui. Ecco, premiazione tra colleghi, campioni regionali. Ecco, ah, lui lo può dire, perfetto. E ora rimanete qui, facciamo la sfilata con gli altri campioni regionali cronometro. No, compare. Ma mettiti. Scusa, ma le targhe non se le portano? Vabbè. Senza targhe. Foto, tributo, applausi per i nostri campioni regionali cronometro, mountain bike. Grazie. Presidente, un altro. Dicevo, tante maglie, quindi. Presidente, qui tante maglie, come sta vedendo in questa premiazione, quindi vuol dire che di attività ne è stata fatta tanta, visto che lei è presidente nazionale e gira tante realtà regionali, l'Abruzzo è sempre più fiorente. L'ho detto prima, l'Abruzzo è fiorente, lo dice fra l'altro il materiale distribuito sui tavoli, 25 gare, la mountain bike, il ciclocross, le pedalate fatte anche con i quartieri, con le istituzioni, con i cittadini, quindi diciamo qui l'attività c'è e si è vista, però abbiamo dato fondo alle riserve della WIS dell'Abruzzo, perché ho visto che la pasta, il vino, i premi stanno finendo. Un altro po' cominciamo a raschiare il barile veramente. No, sono certo che Umberto ha fatto bene i conti e quindi guarda ce n'è ancora. Grazie, con lei premieremo i campioni regionali della MTB Cross Country. Iniziamo dalla categoria A1, ancora lui, Fabio Marino a Fossa Cesia, prossimo ad aprire una bottega di maglie di campione regionale. L'applauso per Fabio Marino, presidente, foto tributo applausi. Si conviene chiamare pure gli altri così. Ok, A2, Marcello Rabottini, Vastese in bike. Trattenetevi qua, così fate la foto insieme, sì. Vedetemi 150 euro invece della macchina. Dice. Devo riparare la bicicletta. Perci copertone. Marcello Rabottini, Vastese in bike, categoria 2. Per la cronaca non sono presenti grandi della non solo ciclismo, Peluso, non solo ciclismo, Rotoli, Pro Life, Zinni della 6. Ritorna con noi Andrea Giampietro, categoria dilettanti. Ok, Andrea Giampietro, applausi. Momentaneamente assente, vedo Monica Mancini. Assente? Monica. Ecco, ah, dov'è? Monica? Eccola, Monica Mancini. No, scusa, io sto facendo promozione su di lei, che aprirà una boutique di maglie di campione regionale al centro di Pescara, quindi. Come vedi, Monica, stai facendo affari con le maglie di campione regionale, quindi. Questo che cos'è? Cross country? Sì. Allora diamo pure la. Ne approfittiamo, ok, per dare questa. Diamo la targa a. Ok, niente. Marcello Rabottini, foto tributo applausi, standing ovation per Vallette, avanti. Non ha la targa perché già l'ha presa. Ok, allora chi non ha la targa perché già l'ha presa. Oh. Già c'è il titolo, ok. Foto tributo applausi, ok. Andiamo con la marathon. Allora, Alessandro Arrizza, non solo ciclismo, rimanga con noi, presidente. Davide Ceccaroni per, eccolo, la
Marathon. L'applauso per non solo ciclismo, Alessandro Arrizza, campione regionale Marathon 2015. Grazie. Posto, no, è solo lui. Allora, Presidente, rimanga qui, qui sono premi speciali, perché anche la WISP anche questo, perché si premia anche il dietro le quinte, che fanno volontariato, che ci mettono il massimo dell'impegno, che si alzano la mattina presto, per fanno macinano tanti chilometri, non con la bicicletta, con le stampanti, con i computer, perché siamo nella categoria dei giudici, perché anche loro... È vero che rispettano una casacca, una divisa, però dentro sono appassionati di ciclismo dentro, quindi non ce lo dimentichiamo, è vero che sono, c'è la severità, però dentro sono veri appassionati di ciclismo soprattutto. Allora, iniziamo da alcune persone particolari per quanto riguarda il traguardo della maternità. Prima va dato non un omaggio, qua ci vuole un encomio solenne, un monumento alla storia della fotografia del ciclismo in Abruzzo. La storia della fotografia del ciclismo in Abruzzo, noi lo chiamiamo nonno Bruno, è lui, Bruno Di Fabio! Chiama tutti i giudici, dobbiamo farci la foto. Ok, aspetta, allora. Sì, ok, allora, prima celebriamo... Davide Ceccaroni, qui dobbiamo fare una cosa tipo stella di bronzo al merito sportivo, cioè la stella d'oro, dobbiamo arrivare per la storia della fotografia del ciclismo in Abruzzo. Bruno Di Fabio! Ok, sì, ok. Allora rimani qua Bruno, perché come ho detto prima, nel dietro le quinte ci sono anche i giudici di gara. Allora iniziamo dalle future mamme, dalle prossime mamme, sono all'ultimo chilometro, sì, inizio da voi, iniziamo da una figlia d'arte, Stefania Capozzucco, lei sta già ai 500 metri però, lei il traguardo già lo vede, facciamo un applauso. E chiamiamo l'altra mamma, però sta all'ultimo chilometro, stai quasi all'ultimo chilometro, Marta Di Muzio. Allora noi devi dire, loro stanno in retro marcia, Serena e Marta. Quando hai chiamato la mamma? Perché ci sono vedere le mance. Chiama tutti e gli diamo. Poi proseguiamo con Stefano Sponsillo, che è assente. Assente, giustificato. Massimiliano Vinciguerra. E poi, allora, e poi una menzione speciale da Standing Ovation, quelle due che se le contenderebbero tutti gli sport, non solo della WISP, di tutto lo sport italiano, Martina Colalongo e Serena Pasqualone. E Roberta. E poi Roberta Bucciarelli, Dulcis in fundo. Lavorando per... No, work in progress, giornalisticamente si dice work in progress. Noi siamo in retromarcia. No, loro invece... No, allora, se prima ho detto che Stefania Capozzucco ai 500 metri dal traguardo, Marta Di Muzio all'ultimo chilometro... No, non la retromarcia, voi state fuori tempo massimo, Martina Colalongo e Serena Pasqualone, per usare un gergo ciclistico, fuori tempo massimo, cioè il fine corsa, cioè al fine corsa. L'applauso per nonno Bruno Di Fabio e i nostri cari amici giudici.
Considerazioni finali della festa del ciclismo WISP Abruzzo Molise 2015 con Umberto Capozzucco. Umberto, una stagione esaltante condita da tre manifestazioni tricolori, cronometro, ciclocross e duathlon, è una fiorente attività su tutte le discipline del ciclismo, quindi che 2015 è stato e che 2016 sarà? Allora, per quanto riguarda il 2015, hai detto bene tu, la questione dei campionati italiani, abbiamo avuto ben tre in Abruzzo, dicevi bene, un cronometro, un duathlon e un ciclocross, che abbiamo avuto tantissima partecipazione, venuti da parecchie regioni italiane. Abbiamo avuto anche noi in Regione Abruzzo e Molise dei campioni italiani e questo ci ha gratificato di tutti i sacrifici che abbiamo fatto per fare questi campioni italiani. Per quanto riguarda tutta l'attività del 2015, abbiamo avuto attività di mountain bike, ciclocross, cicloturismo, mountain bike, e abbiamo avuto una partecipazione di circa totale di 7.500 partecipanti, vuol dire che questo ci ha dato credito alle nostre società e ai nostri partecipanti a queste nostre manifestazioni. È stata anche una stagione dove anche vi siete seduti intorno a un tavolo anche per definire il discorso per quanto riguarda i regolamenti tecnici e la seconda serie, quindi ci aspetteremo nel 2016 sulla seconda serie, quindi una trade union tra voi della WISP, la federazione, l'AXI per garantire una normativa equa e alla portata di tutti. Sì, proprio la settimana scorsa ci siamo riuniti, tutti e tre gli enti di cui abbiamo fatto una convenzione, la seconda serie sarà gestita da Daniele Schiazza, che già l'anno scorso ci ha dato supporto alla seconda serie, quest'anno è stato riconfermato e sicuramente sarà molto migliorata la situazione della seconda serie, perché l'anno scorso c'è stato qualche problemino, ma sicuramente quest'anno sarà molto molto più messo in ordine, diciamo. E tornando al 2016 che verrà, un'anticipazione, penso ce la puoi dare, di un circuito di gran fondo che non riguarda soltanto le gare WISP. Allora, nella riunione che abbiamo fatto insieme all'AXI e alla Federazione, stiamo buttando giù una serie di manifestazioni di gran fondo, che si chiamerà, adesso metteremo un nome, sceglieremo tutte e tre insieme, proprio sulle gran fondo, perché in considerazione che purtroppo in Abruzzo i gran fondo stanno piano piano scomparendo e la partecipazione purtroppo mancano proprio i tesserati abruzzesi, cercando di fare un circuito di cui possiamo dare più adito alle nostre società, ai nostri tesserati abruzzesi, per far venire la voglia di partecipare alle nostre gran fondo. Questa è una. Poi dopo abbiamo già fatto un calendario della Coppa Abruzzo WISP, come sempre, di cui sono 14 manifestazioni. Faremo sicuramente un'altra serie di circuiti oltre a quelle delle gran fondo, un altro tipo di circuito che dovremmo lo faremo sicuramente sulla mountain bike, di cui sarà fatta soprattutto nel Vastese, dove lì abbiamo parecchie società di mountain bike, e sicuramente sarà un bel successo anche lì. Di nuovo un passo indietro nel 2015 che si è appena concluso. Possiamo dire, e me lo puoi confermare Umberto, che il duathlon è stata la disciplina rivelazione dell'anno? Ma me l'hai tolto proprio dalla bocca questo pensiero, perché diciamo che quest'anno siamo partiti grazie a Amedeo Di Meo, di cui ha avuto l'incarico di portare avanti questa specialità, e gli devo dire grazie perché ha fatto veramente delle cose grandi. Non pensavamo di avere tutta quella partecipazione, però abbiamo visto che gara per gara siamo partiti un po' leggeri, però dopo gara per gara siamo aumentati di partecipazione. Ciò significa che i nostri tesserati hanno considerato molto molto bene le nostre manifestazioni. Noi per il prossimo anno sicuramente ci dobbiamo migliorare e vogliamo che la partecipazione sia ancora maggiore.
Un'ultima considerazione invece anche sul dietro le quinte delle gare WISP di ciclismo, con forze fresche, giovani che sono appunto i giudici di gara e che da poco sono aperti, sono in via di apertura i nuovi corsi per i giudici regionali. Esattamente, abbiamo, ecco, qui guarda, mi hai fatto ricordare delle cose. Allora, abbiamo rifatto le nuove cariche a livello provinciali, di cui alla provincia di Chieti abbiamo nominato Bruno Fantini, il comitato di Pescara abbiamo nominato Martina Colalongo e a Teramo c'è Marino Marcozzi per quanto riguarda sul suo territorio, perché abbiamo avuto dei problemi sul territorio di Teramo, però adesso ci siamo rimessi in carreggiata e sicuramente con tutte e tre queste nuove cariche che abbiamo fatto dobbiamo fare una riunione per far sì che tutto questo vengano fatte tutti quanti insieme, per non creare dei doppioni sulle manifestazioni, perché questa è anche un'altra verità: non possiamo fare gare ravvicinate lo stesso giorno e a pochi chilometri, perché significa fallire in tutte e due le manifestazioni.